una manifestazione che ha visto il premio a Davide Fiorenza per quanto riguarda il merito sportivo di essere un assistente di massima serie in Lussemburgo, dopo aver naturalmente seguito tutta la trafila arbitrale qui in Calabria. Allora, la proloco umpli di Gioiosa Ionica a Davide Fiorenza, assistente arbitrale BGL League. Inizia giovanissimo la propria carriera di arbitro, seguendo le orme del padre, esordendo nei massimi campionati dilettantistici calabresi. Trasferitosi per motivi di lavoro in Lussemburgo, passa ad arbitrare tra i professionisti nella massima serie da assistente, Serie A. La Proloco gli riconosce i meriti sportivi raggiunti, l'amore per le radici e l'attaccamento alla Calabria, orgogliosa del proprio figlio. La Proloco umpli di Gioiosa Ionica, Nicodemo Vitetta, l'amministrazione comunale di Gioiosa Ionica, il sindaco Salvatore Fruda, il presidente della sezione degli arbitri di Locri, Anselmo Scaramuzzino, premiano il merito sportivo David Fiorenza. David, siamo stati compagni di viaggio per molte stagioni sportive, siamo cresciuti insieme e abbiamo avuto gli stessi insegnamenti, perché anch'io mi onoro di essere stato guidato da Nicola Fiorenza. David è un figlio di questa terra. David era bravo, era molto bravo, me lo ricordo. Questa sera abbiamo realizzato una bellissima iniziativa con la premiazione dell'arbitro internazionale Davide Fiorenza e noi siamo orgogliosissimi. È stata una serata magnifica, nel segno della condivisione e dell'amicizia. Stasera una bella serata qui nel giardino di Palazzo Ameduri, promosso dall'associazione Proloco, e abbiamo avuto il piacere intanto di premiare, di riconoscere al gioiosano Davide Fiorenza, che in Lussemburgo si è distinto per la sua attività, diciamo il suo hobby, che è quello di fare l'arbitro di calcio. E grazie per questa bellissima serata in mio onore e della società calcistica Gioiosa. Cosa dire, ogni volta venire nel mio paese è un'emozione grande. E quest'anno c'è stata la ciliegina sulla torta per questo riconoscimento per meriti sportivi ricevuto, che mi gonfia di emozione e di gioia. La carriera che sto facendo in Lussemburgo spero che vada sempre più avanti e che possa gonfiare di gioia la mia famiglia e il mio paese. Vi ringrazio immensamente, ringrazio l'amministrazione comunale col sindaco Fuda, ringrazio la Proloco col suo presidente Nicodemo Vitetta, ringrazio la mia famiglia e soprattutto ringrazio tutto il paese di Gioiosa che mi stima e mi vuole bene ogni anno che vengo. Guarda, cosa dirti, andare via non è facile per nessuno, ma io quello che ho voluto fare è non andare via e sistemarmi solo lavorativamente parlando, ho voluto fare qualcosina in più, casomai con la passione che ho sempre avuto, l'arbitraggio. Non è stato facile, ti dico la verità, perché è completamente un altro mondo, però ci sono state persone che hanno avuto fiducia in me, come il presidente Carl Jacques, che lo saluto. La mia esperienza in Calabria mi ha aiutato come arbitro, ma soprattutto come uomo. In Lussemburgo, perché noi non apparteniamo a, come in Italia, all'associazione italiana arbitri, lì apparteniamo ai club, alle squadre. Io faccio parte di un club della BGL League, dell'Union Pétanque. Io faccio parte, sono un tesserato e siamo 7 arbitri in questo club e quindi noi facciamo parte dei club, noi siamo ancora legati alle squadre di calcio, noi arbitri. Quindi spero che un giorno, anche con il mio contributo, ci potremmo divincolare da questa situazione. Scusami, psicologicamente come si gestisce questo legame? Ma guarda, psicologicamente la devi gestire nel migliore dei modi. Entri in campo e non pensi che sei legato a un club, anche se delle volte capita di fare la squadra dove tu sei associato.